Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Ed è quello che ho provato a fare io per tutta la mia esistenza, dedicandomi interamente alla scienza e alla ricerca. Sono Rita Levi Montalcini e sono stata neurologa, senatrice a vita e premio Nobel per la medicina. Nasco a Torino il 22 aprile del 1909. Faccio parte di una famiglia ebrea sefardita. Mio padre è ingegnere e matematico e mia madre è una pittrice. I miei genitori sono molto colti. Infatti, instillano in me e nei miei fratelli la passione per la ricerca intellettuale. Mio padre ha una concezione molto rigida del ruolo della donna, che secondo lui dovrebbe concentrarsi sull'essere madre e moglie piuttosto che essere realizzata professionalmente. Nonostante ciò, nel 1930 mi iscrivo a medicina e chirurgia. Mi sento una donna libera, in un mondo vittoriano nel quale domina la figura maschile e le donne hanno poche possibilità. Ma l'umanità è fatta di uomini e donne e secondo me deve essere rappresentata da entrambi i sessi, anche perché abbiamo le stesse possibilità mentali. A 21 anni inizio il percorso che mi avrebbe accompagnata per tutta la vita e concentro i miei studi sul sistema nervoso centrale. Nel 36 mi laureo con 110 elode e scelgo di specializzarmi in neurologia e psichiatria. Nel 38, in seguito alle leggi razziali, sono costretta a emigrare in Belgio, dove vengo ospitata dall'Istituto di Neurologia dell'Università di Bruxelles. Ma quando nel 40 il Belgio viene invaso, sono costretta a tornare a Torino, dove allestisco un laboratorio nella mia camera da letto. La guerra incalza e per non essere deportati, io e la mia famiglia siamo costretti a scappare. Troviamo rifugio dapprima nelle campagne vicino a Torino e poi a Firenze. È proprio lì che entro in contatto con le forze partigiane e opero come medico al servizio delle forze alleate. Quando finisce la guerra, torno a Torino e riprendo la mia amata ricerca, finché nel 47 non vengo invitata negli Stati Uniti alla Washington University di St. Louis. Qui scopro, insieme al mio collega Stanley Cohen, il Nerve Growth Factor, una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso. Per capirci, è stata una ricerca fondamentale per comprendere e trovare cure ad alcune delle più gravi malattie che colpiscono il sistema nervoso. Infatti, nell'86 ci fa vincere il premio Nobel. Lavoro e vivo negli States per 30 anni. Nel mentre, continuo a mantenere vivi i rapporti con l'Italia e ricopro diverse cariche nelle maggiori accademie scientifiche nazionali e internazionali. Dedico anima e corpo anche all'impegno umanitario. All'inizio degli anni 70 partecipo alle attività del movimento di liberazione femminile per la regolamentazione dell'aborto. Negli anni supporto le campagne contro le mine antiuomo e nel 92, insieme a mia sorella Paola, creo la fondazione Rita Levi Montalcini Onlus, con lo scopo di incrementare il livello di istruzione delle donne africane. All'età di 90 anni comincio a perdere la vista a causa di una maculopatia degenerativa. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Il 1 agosto 2001 vengo nominata senatrice e seppur molto anziana, continuo la mia opera a favore della ricerca, delle pari opportunità e della diffusione della cultura intesa come base per costruire una società migliore. Muoio il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni. Ho passato la mia vita fra persecuzioni, limiti e pregiudizi che ho vinto grazie alla mia libertà di pensiero. Perché nella vita non bisogna mai arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi,